io devo ringraziare tutti i tifosi, tutte le persone, innanzitutto che hanno partecipato a queste votazioni e poi naturalmente a quelli che mi hanno votato. Fa sempre piacere ricevere un premio, e particolarmente questo premio di Stelle Sport 2020. Ho saputo dell'iniziativa, è grandiosa, bravi, complimenti a tutti. Mi dispiace non partecipare e auguro a tutti una buona riuscita della manifestazione. Io mi sento ancora un ragazzo perché ho l'entusiasmo, l'amore che avevo quando ho iniziato a cambiare mestiere, perché in pratica da essere giocatore ad allenatore è totalmente un altro mestiere. E come ha detto il Presidente, di non soffrire come abbiamo sofferto l'anno scorso. Tutto qua, voglio lo spirito di abnegazione e di sacrificio che ho visto alla squadra, perché è quello che ama la gente. Abbiamo giocato anche bene alcune partite, ma dobbiamo migliorare. È il mio chiodo fisso, migliorare ogni partita dando sempre il 120%. Per cui prometto soltanto questo, sudore e tanto sacrificio. Lo sport è socializzazione e magari tirarsi fuori da ambienti un po' pericolosi, e credo che noi che stiamo spesso davanti alla televisione dobbiamo dare sempre dei messaggi positivi, perché entriamo in mille case, in milioni di case, ed è bene che i ragazzi capiscono che lo sport è un vivere sano. A me piaceva molto il basket perché da bambino andavamo all'oratorio nella parrocchia, c'era basket, c'era tennis, c'era appunto calcio, c'era pallavolo, e io andavo sempre con quelli più grandi, per cui dove c'era da giocare con i più grandi andavo sempre là, per cui il basket e la pallavolo mi affascinavano molto. Ma tutti poi gli sport di acqua, perché io amo il mare, per cui amo stare a Genova perché è una città di mare, è un po' tutto, ho sempre seguito un po' tutto. Grazie, viva il lupo, e complimenti ancora. Ad Maiora.